Iniziamo quindi questo approfondimento della parte clinica, in quanto questa giornata sarà proprio dedicata alla diagnostica e quindi continuiamo con l'importanza della clinica, per poi passare alle metodiche strumentali, quindi alla parte radiologica e alla parte neurofisiologica. Stiamo parlando di malformazioni congenite, la malformazione di Chiari, inserite nell'ambito delle malformazioni della fossa posteriore, delle displasie cerebellari. Dovrei parlarvi anche di classificazioni. Diciamo che, essendo un corso che comprende più figure specialistiche, le rivediamo, anche se queste classificazioni, come tutte d'altra parte le classificazioni, sono oggetto di continue revisioni e quindi al momento è quella che è attualmente considerata, anche in base al documento internazionale della Consensus Conference, che è stata approvata proprio da una giuria di esperti nel corso dell'ultima Consensus Conference del 2019. Le forme classiche, che comunque sono state confermate, sono la Chiari 1, la Chiari 2, la Chiari 3 e la Chiari 4. Entrano, diciamo, come new entry la Chiari 0, che era una forma un po' non da tutti, un po' controversa, e la Chiari 1.5. Anche la siringomielia rientra tra le malattie rare, e in particolare codificate anche a livello europeo come malattie del midollo spinale. Di questa siringomielia conosciamo prevalenza, perché ci sono degli studi, pochi, ma studi epidemiologici un po' in tutto il mondo, in particolare in Giappone, in Bulgaria e i nostri studi italiani, per cui la prevalenza è data dal 2 a 15 su 100.000 abitanti. È una malattia prevalentemente dell'adulto, ma sappiamo bene, perché se ne occupano anche i neurochirurghi infantili, che può esserci, essendo una patologia congenita, anche in età pediatrica. I sintomi e i segni, che sono appunto clinicamente molto rilevanti, ci sono diciamo quelli più classici: l'anestesia dissociata, che poi, se andiamo a vedere nella pratica clinica, non è poi così frequente, è molto specifico come segno clinico, ma non così frequente come segno iniziale; il dolore neuropatico di tipo centrale, questo invece è molto frequente, quindi deve essere ricercato; e poi soprattutto, quando la malattia è in forma cronica, in forma avanzata, il coinvolgimento del primo e del secondo motoneurone, quindi con una un deficit motorio che coinvolge sia i motoneuroni del midollo, sia le vie cordonali, e quindi abbiamo segni di primo e secondo motoneurone che possono dare monoplegia, diplegia, fino a una vera e propria tetraparesi. Segni disautonomici, essendo una malattia fondamentalmente del midollo, può interessare anche le vie disautonomiche, e segni bulbari quando la malattia si estrinseca in forma di siringobulbia. Questo è stato ovviamente lo scopo, cioè studiare e identificare diciamo delle modus di lavoro comune del consorzio quando è nato nel 2008 e quando è stato presentato alla prima Consensus Conference di Milano nel 2009. E cioè trovare dei protocolli standard diagnostici terapeutici, identificare un percorso diagnostico assistenziale interregionale comune e a dare poi anche dei dati di prevalenza e di incidenza che ancora non erano, soprattutto per la Chiari, non erano stati presentati nel mondo scientifico. Ovviamente promuovere anche progetti di ricerca, grazie anche alla collaborazione attiva, molto attiva, delle associazioni dei pazienti e delle società scientifiche. È per questo che, con questo scopo, nasce anche questo centro esperto per il Piemonte e la Valle d'Aosta a Torino, che è stato presentato con una delibera di giunta nel 2010. E presenta dei criteri, diciamo, nel protocollo diagnostico, dei criteri obbligatori che sono, appunto, accanto alla diagnosi di tipo neuroradiologica, quindi alla risonanza di tutto il midollo e del cervello con la dinamica liquorale, ma di questo ci parlerà molto molto più approfonditamente la collega neuroradiologa dopo di me, e soprattutto quindi una valutazione neurologica che sia in grado di darci una via di quelli che possono essere i segni correlati alla sede della lesione anatomica.
test addizionali, ed è per questo che la seconda parte verterà proprio sulla diagnostica neurofisiologica, per definire meglio il fenotipo clinico e la severità clinica, sono gli studi elettrofisiologici. I criteri diagnostici della Chiari 1 fondamentalmente verranno ripresi dopo, quindi non perderei più di tanto tempo. E andrei invece a quella che è la definizione clinica. Cioè, una volta che radiologicamente abbiamo selezionato i pazienti che corrispondono ai criteri radiologici per una Chiari 1 e sono ben definiti, dobbiamo vedere se corrisponde anche un quadro clinico correlato, quindi che non si tratti di una Chiari asintomatica, ma una Chiari con appunto quella che viene definita una Chiari sintomatica, con segni neurologici. Fondamentalmente i sintomi più riferiti, più frequenti, sono la cefalea che deve essere però ben distinta dalle cefalee di vario tipo. C'è una classificazione internazionale delle cefalee che viene aggiornata di frequente, proprio perché ci sono molteplici tipi di cefalee e quelle più comuni sono le cefalee primarie, quindi questa che rientra nelle cefalee secondarie, non è detto necessariamente che il paziente che si presenta con una Chiari e una cefalea debba necessariamente essere una Chiari secondaria, una cefalea secondaria a Chiari. Quindi rispondere bene a quelli che sono i criteri, che anche questi verranno approfonditi nelle relazioni successive. E poi devono esserci sintomi riferiti dal paziente e segni valutati dallo specialista di coinvolgimento del tronco encefalico, cerebellare e cervicale, con di accompagnamento anche disturbi di tipo otoneurologico e di tipo, scusate, di tipo visivo, oltre che la compromissione di nervi cranici. Vi riporto i dati di quello che è una casistica abbastanza recente che abbiamo pubblicato, di 600 Chiari, di cui la prevalenza, come ci ricordavano già stamattina i colleghi della rete interregionale malattie rare, sono donne. Ma vediamo subito che la parte di Chiari sindrome, cioè la parte sintomatica di queste malformazioni di Chiari 1, sono appunto è minore, il 40% sono asintomatiche rispetto a, cioè sono sintomatiche, ma la maggior parte sono asintomatiche. Riprendiamo qui la classificazione di Chiari 1 di tipo B associata a siringomilia e di tipo A, e vediamo che anche qui la maggior parte di questa nostra casistica presentava in associazione una siringomilia. Per quanto riguarda i sintomi riferiti dai pazienti, prevale, come vi dicevo, nel 65% la cefalea, vertigini, che anche qui sono sintomi abbastanza aspecifici, dolore cervicale e disturbi dell'equilibrio. Per quello che riguarda invece i segni che il neurologo, il neurochirurgo valuta nella sua visita, prevalgono fondamentalmente disturbi disautonomici, e in questo facciamo rientrare soprattutto disturbi sfinterici di tipo urinario, quindi una vescica neurologica, e disturbi invece sensitivi agli arti superiori. Avendo modo, insomma, di lavorare con un gruppo multidisciplinare e di valutare in tutti i pazienti anche eventuali disturbi di deglutizione, abbiamo visto che una alta percentuale, un 26%, soffrivano anche di disfagia, mentre come interessamento dei nervi cranici sicuramente il nistagmo, segni cerebellari invece, che essendo una patologia del cervelletto magari ci saremmo aspettati più segni cerebellari, in realtà sono una piccola percentuale. Mentre sembra piccolo il 5%, ma rispetto, diciamo, a quello che può essere il coinvolgimento nella qualità di vita del paziente, disturbi del sonno, ma fondamentalmente questo sta per apnee di tipo centrali, state rilevate nel 5% della casistica, che diciamo risponde a quelle che sono altre casistiche ampie internazionali su bambini, anche perché anche questo tipo di studio, cioè il monitoraggio cardiorespiratorio notturno, viene fatto a tutti i pazienti nel sospetto di apnee nel sonno.
Anche questa classificazione, che è la classificazione che è stata proposta come dalle raccomandazioni del consorzio, ma che poi è stata anche posta all'attenzione della giuria internazionale ed è stata accettata con un'alta percentuale di agreement, porta l'attenzione soprattutto a quella che è la sieningomielia più frequente, più comune, cioè quella associata alla Chiari 1, mentre il tipo 2 è quella fondamentalmente di tipo idiopatico, cioè quelle sieningomielie che non sembrano essere associate a patologie malformative e di cui quindi bisogna andare a trovare la causa prima di dire che siano fondamentalmente idiopatiche o anche di tipo ereditario, perché ci sono delle forme di sieningomielie isolate descritte, anche noi seguiamo alcune famiglie, con appunto diversi membri della famiglia affetti da una sieningomielia che non possiamo definire solo idiopatica, essendo di tipo familiare. E la forma di tipo 3 sarebbero tutte le sieningomielie secondarie, secondarie a tumori, secondarie a mielopatie, ad aracnoiditi e anche a forme di mielopatie spondilosiche e infine la forma pura. Quello che abbiamo, diciamo, concordato e condiviso con gli altri esperti del settore, tanto che è diventato un cardine anche per l'esenzione di questi pazienti, perché dobbiamo vedere anche il risvolto poi pratico nella vita di tutti i giorni di questi pazienti, cioè di avere poi una esenzione per patologia rara, e per averla è necessario non soltanto una diagnosi radiologica in risonanza magnetica di siringomielia e siringobulbia, ma la presenza di segni clinici correlati alla sede della siringa. Abbiamo quindi lavorato a livello aziendale per inserire queste raccomandazioni e queste attenzioni verso il paziente nel suo tutto il percorso, non soltanto diagnostico ma anche terapeutico assistenziale, e abbiamo istituito quindi un gruppo di lavoro interdisciplinare che nel 2015 ha prodotto il primo PDTA dedicato appunto al paziente con sospetta o diagnosi di siringomielia e sindrome di Chiari. Questi non andremo nel dettaglio perché comunque sono scaricabili, quindi non soffermatevi più di tanto, dal sito www.cresc.org, in particolare l'ultimo che è quello del 2020, quindi aggiornato con diciamo le ultime riferimenti della letteratura. Quindi potete andare sul sito, che è un sito, una piattaforma pubblica, appunto in questa sezione si va verso il percorso diagnostico terapeutico assistenziale e si può appunto scaricare il file, si può stampare, avete modo quindi di poter eventualmente, se ci sono centri che vogliono così avere una guida anche per effettuare un percorso come il nostro, potersi appunto fare riferimento a questo. Riferisco alcuni caratteri clinici che definiscono i fenotipi diversi che abbiamo riscontrato raccogliendo a livello multicentrico, quindi con un lavoro di collaborazione del consorzio, e in particolare sulle due patologie, sui due gruppi di pazienti. Fondamentalmente in questo lavoro, è stato un lavoro enorme, durato molti anni, e sono stati molto importanti questi risultati, cioè di raggiungere un livello di una corretta stima di tipo epidemiologica, sia di prevalenza e di incidenza, che non era mai stata riportata in letteratura, e in particolare per le forme sintomatiche e anche per le forme asintomatiche, quindi era l'obiettivo un po' che ci si prefiggeva. Un'altra cosa importante è che noi abbiamo ovviamente considerato anche le forme borderline in questa raccolta, quindi anche i pazienti che avevano una discesa molto, molto minima, che teoricamente non risponderebbe neanche ai criteri di Chiari. E però la maggior parte del nostro campione era appunto in percentuale il 93%, aveva una discesa maggiore di 5 mm. E vediamo che questi pazienti, di questi che hanno una discesa comunque significativa, la maggior parte, circa il 60%, sono forme asintomatiche.
sicuramente quelli che hanno una discesa tonsillare di inferiore a 3 mm, nessuno di questi, cioè il 100%, era asintomatico, nessuno era asintomatico. Quindi diciamo a rafforzare che il criterio dei 5 mm resta ancora un criterio valido. Per quanto riguarda il gruppo dei pazienti con siringomilia, di nuovo la stima importante di prevalenza e incidenza sia nelle forme sintomatiche che nelle forme asintomatiche, vediamo che comunque la prevalenza è più bassa rispetto alle forme di chiari. E per quanto riguarda la distribuzione come sede, la forma diciamo più frequente e che magari è un po' contro quello che ci si aspettava, in genere si pensa che la siringomilia più frequente, più comune sia a livello cervicale, in realtà è quella olocorde, che interessa se non tutto, comunque tratti cervicodorsali. Quindi l'importanza di non fermarsi nello studio semplicemente al midollo cervicale. E, anche se tra le forme cervicali sicuramente le forme sintomatiche sono molto alte rispetto a quelle asintomatiche. Un'altra cosa, tra le forme diciamo divise per classificazione primaria e secondaria, le forme secondarie sono le forme che hanno più una compromissione di tipo clinica, e quindi quando vediamo una siringomilia molto grave dal punto di vista clinico, magari anche già all'esordio, dobbiamo pensare, sospettare, se non c'è una chiari, che si trovi che ci troviamo di fronte a una siringomilia con sotto qualche altra cosa, che sia un tumore o magari una malattia, appunto una mielopatia spondilosica, che sembravano non essere poi così frequenti, ma alla fine ci farà vedere la collega, ne abbiamo riscontrati diversi. E, finisco dicendo che appunto questo lavoro di consenso ha portato a un documento internazionale molto importante, anche questo c'è la possibilità che riguarda non soltanto gli adulti, perché qui io presento quello degli adulti, ma è stato fatto anche lo stesso documento con gli specialisti dei bambini, quindi ci sono due documenti di consenso, adulti e bambini, che se volete in questi giorni possiamo anche condividere con voi le stampe, in modo tale che ognuno di voi abbia la possibilità di approfondire. Fondamentalmente nelle tabelle vengono riportate le classificazioni e quelle che sono diciamo le 63 agreement che sono stati discussi nel corso di questo consenso internazionale, con appunto i gradi di agreement e i livelli di evidenza. Di questo sarà oggetto la relazione, la lettura magistrale della professoressa Maria Antonia Poca dell'Istituto Neurochirurgico Valdebron di Barcellona, che parlerà domani alle 12:30, quindi anche di questo lascerei a lei la parola. Poiché oggi ci si svolgerà la riunione in presenza, perché le ultime riunioni, grazie anche all'aiuto di AISMAC che ha tenuto le fila con le mail e con le riunioni online, abbiamo potuto continuare ad avere queste riunioni però tramite web. Quindi questa è la prima riunione di nuovo dopo 2 anni in cui ci rivedremo di persona, quindi avremo tanti argomenti da discutere. Sicuramente non ci siamo, non siamo stati con le mani in mano in questi 2 anni, ma ad esempio è stato prodotto un documento di consenso, una position paper sul Covid-19 e la vaccinazione, in cui si vede come la vaccinazione fosse in realtà raccomandata per tutti i pazienti e quelli invece con disabilità erano da considerare con classi di priorità maggiore, e queste sono state condivise anche sulla piattaforma della Società Italiana di Neurologia. Si parlerà anche in questa riunione del famoso progetto internazionale database, qui diciamo che è un po' il cardine del lavoro del consorzio, anche se continuiamo anche a lavorare su lavori di consenso, come ad esempio le linee guida, le raccomandazioni sulla gravidanza e la chiari. Quindi ci sono diversi punti in cui cercheremo di formare dei gruppi di lavoro. Uno sicuramente che stiamo portando avanti già da diversi anni, dal 2015, è il database a cui partecipano diversi centri, e al momento appunto siamo quasi a 1500 pazienti. Quindi ringrazio ovviamente tutti i colleghi che lavorano a questo gruppo da tanti anni, dal 2008 sia al CTO e che in tutta l'azienda ospedaliera di tutti e 3 i presidi,
i membri del consorzio, avremo piacere finalmente di ritrovarci oggi pomeriggio intorno alle 6, e ovviamente tutti per l'attenzione. Grazie.